Buongiorno, buona giornata, buon martedì 6 ottobre 2020. Siamo quasi alle ore 7:30 del mattino. Ne approfitto ora perché poi esco di casa, come vi dissi, vado fuori città e tornerò dopo pranzo nel pomeriggio, dove però ci sarà il video dedicato alla recensione di Rho, che ovviamente guarderò quando tornerò a casa. Parliamo di Milan Juventus. Bene, come vedete anche dall'immagine di copertina del video, la Giralli con un gol segnato sul calcio di rigore al 12° del primo tempo mette a segno il quarto successo di fila per la Juventus, che va in testa al campionato. Devo dire, cari amici, eh sì, giocavano a San Siro, quindi per quanto riguarda il Milan, ma insomma, qualche occasione sprecata, insomma, nel secondo tempo anche un gol lì a due passi dal portiere della Juve, mangiato, insomma, complimenti alla Juve. Da mettere in nota di cronaca ovviamente anche i cambi per il Milan: Longo, Salvatore, Rinaldi, Spinelli, Vitale. Per gli ospiti: Caruso, Stascova, Artig, Maria. Quindi, come ho detto, Juve in testa a 12 punti, prossimo impegno delle bianconere in casa contro la Fiorentina, in quello che sarà una sfida contro un'altra delusa dell'ultimo turno, che in pratica ha perso in casa contro il Sassuolo 1-3, che aveva preso momentaneamente la testa della classifica. Mentre il Milan si recherà in casa dell'Empoli, vittorioso nell'ultima partita a Bari per 3-0. Quindi chiudiamo il collegamento ribadendo: con un calcio di girone di Girelli, la Juventus si impone a San Siro, la prima volta a San Siro per il calcio femminile, contro il Milan per 1-0. Bene, noi ci vediamo più tardi per un altro video. Buon proseguimento di giornata a tutti e alla prossima. Ciao!